a questo punto vi vorrei presentare la band. No, vi presento questo straordinario gruppo che mi accompagna, mi avvolge, mi aiuta, mi spinge, mi dà e fa. È il miglior gruppo che c'è in circolazione. Sì, anche qua, nello UK. UK? Non so, esatto. UK. Sì, qua nello UK non abbiamo proprio timore di nessun confronto. Nessun confronto. Il resto noi sapete, siamo gente che amiamo sfidare. E di solito non perdiamo mai. Anche perché quando sfidiamo siamo sicuri di vincere. Siamo fatti così. Dicevo, allora, questo gruppo straordinario, che adesso... Ah, però prima aspetta, volevo dire una cosa. Volevo salutare il Gallo. Ah, il Gallo. Volevo salutare il Gallo perché il Gallo... diciamo che quest'anno ha sfiorato gli ometti, come si dice nelle nostre parti, no? Ha avuto un problema molto grave, diciamo un vero problema grave, di quelli veri, seri, gravi. Una guerra durissima che ha dovuto combattere quest'inverno e che ha vinto, incredibilmente ha vinto. Entriamo a via, bene. Chi ci ammazza noi? Era un famoso detto, chi ci ammazza noi? Nessuno! Lo dicevamo negli anni 80 quando bevevamo ancora molto. Adesso non beviamo più. Chi ci ammazza noi? Nessuno! Oh, voi non ditelo, cose che non dovete rifare a casa, quello che facciamo noi, voi non lo dovete rifare a casa, questi esperimenti qua, mi raccomando, siamo esperimenti da non ripetere a casa, va bene? E così diciamo a posto, l'abbiamo detto alla televisione, sì? Ecco, l'ha sentito bene, la De Filippi l'ha detto bene, tutti l'attimo. La TV, ecco le sigarette ad esempio, Sigarette, ad esempio, lo sapete che fanno malissimo. Voi non dovete fumare, dovete lasciare fumare solo me. Chiaro? Bene. Ecco. Poi tante altre cose potrei dire, ma diciamo, dopo il gallo viene il bello. E il chitarrista più bello del mondo è Steph Ball! Poi abbiamo alle tastiere e a tutte le cose che suonano, che soffiano, a tutti gli effetti speciali, Frankie Ghost Hollywood. Poi abbiamo un effetto speciale in carne e ossa che è Clara Moroni. Alla batteria, Matt Locke, il batterista dei miei sogni. Poi c'è Cookie che è sempre più biondo e non so perché. Qua chi tocca Rocchetti che è la colonna di questa struttura. Poi chi dimenticava? Poi c'è Solieri che sta sempre bene! Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? E non mi dire che sei puro con un giro, che sei un padre e che c'hai un figlio! Quante deviazioni sai? Quante deviazioni sai? Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? Quante deviazioni hai? Quante dai? Lo dimmi che non ce l'hai. Potrebbe essere tuo figlio. Quante volte, quante dai, ci hai pensato? A me lo puoi dire. Mica ti voglio far del male, sai? Quante devi stare già?
azioni hai, quante dai, non dimmi che non ce l'hai. La canzone è vecchissima, e volevo dire quanti, insomma, quanti ognuno di noi abbiamo, diciamo così, le proprie deviazioni. Non dico perversioni, non dico perversioni criminali, sto parlando di deviazioni che non fanno male a nessuno, agli altri. Quando non fai del male agli altri, va tutto bene, secondo me. Ecco, allora adesso il problema grosso è questo, che nel mondo moderno, soprattutto la televisione, tutto, che vuole tutti omologati, tutti uguali, non accetta più quelli che hanno dei comportamenti, diciamo così, di vita diversi. Non li accetta, non solo li emargina, ma li condanna anche moralmente. Li condanna. Condanna morale. Cioè, condanna morale. Cioè, io sono moralmente peggio di te perché fumo delle sigarette. Roba da pazzi. Beh, sono moralmente peggio di te perché ho dei visi diversi dai tuoi. Pazzesco. Allora, bisogna sospendere un po' tutti questi commenti, perché addirittura la religione cristiana, ad esempio, diceva che si condanna il peccato ma non il peccatore. Adesso dico, vabbè, non è che tutti ci crediamo più, però ne faremo una nuova? Bene, nella nuova mettiamoci lo stesso concetto. Condanniamo il vizio, ma non il viziatore. Carino che è venuto così, dai, il viziatore, diciamo. Ma soprattutto volevo dire una cosa, che vorrei ricordare un'altra faccenda, che allora, nei 10 comandamenti c'era scritto non rubare, non c'era scritto non fumare. Bene, adesso andiamo avanti.